Oh, scusate. No, mi stavo distraendo un po' facendo un solitario. E delle volte mi distraggo anche giocando a scopa, immaginando che di fronte a me ci sia il mio compagno di gioco. Sì. Vi piace il gioco delle carte? Anche a me, specialmente quando vinco, eh. Ma purtroppo questo avviene di rado, perché io devo purtroppo badare alla mia professione di artista di teatro, soprattutto di teatro, di televisione, di cinema quando capita, di radio, così. L'attore deve badare seriamente alla sua professione, non si deve assolutamente distrarre per altre cose. Eppure un mio antenato, per il gioco delle carte, credete a me, quello sarebbe stato capace, ma che? Ma vi dico di tradire la madre. Eccolo là. Si chiamava Don Felice Papoccia, simpatico, eh? Sì, un discendente di quella famosa famiglia di commedianti di cui vi ho parlato altre volte. Sì, è proprio così. Ma è bene precisare però che questa volta questo Don Felice Papoccio, questo non aveva moglie, no, e neanche figli, era scapolo, ma scapestrato, bravo attore, veramente stimato da tutti quanti, portato in palmo di mano, ma pessimo, vi assicuro pessimo giocatore, perdeva sempre, e non tanto per mancanza di fortuna, ma quando proprio non sapeva tenere le carte in mano, proprio niente, niente, niente. E allora che cosa successe? Successe che il pubblico cominciò a diradare le sue rappresentazioni perché lui era diventato distratto, era diventato nevrastenico, non era più lui, non era più l'attore di una volta. Vogliamo seguire un po' la sua storia, eh? Sulle rive cadaveri a mucchi. Ho visto! Atroce sulle rive cadaveri a mucchi, mucchi! Sulle rive camucchi a cadaveri! Cadaveri a mucchi! Cosa dice stasera? Camucchi! Non fa che dimenticarsi le battute, stampatele in continuazione. Da qualche tempo non è più lui. Si racconta in giro che il gioco delle carte lo stia rovinando. Pensate! Orrore! Orrore, orrore! Tutto è morto colà! Tutto è morto colà! Qui dunque io! Qui dunque io! Io! Fuggirò! Fuggirò! Friggerò! Fuggirò! Fuggirò! Friggerò! Fuggirò!
Cos'è, dice? Questo è ubriaco stasera. Si dice in giro che perda al gioco. Peccato sia ridotto così. Io me lo ricordo anni fa, nella Francesca da Rimini del Silvio Pellico. Un colosso, ti dico, un colosso. Pugna il repugna! Chi siete voi? Chi? Che siete voi? Patate, patate! Patate, patate! Patate, patate! Patate, patate! Patate, patate! Senti a te che stai dicendo! Chi ti capisce? E si capisce! E si capisce! E si capisce! Questi sono i dadi, alle carte, al gioco! Hai la testa dall'altra parte! È un'ora che ti sto suggerendo patate, patate! Tu hai detto patate, patate! Signori, io ho detto patate! Ma sta zitto che tu non sai suggerire! Ma no. Cambiati la dentiera! Alla conclusione della tragedia, ognuno sa come finisce. Sal, si suicida. Buonasera. Lo giuro, è stata l'ultima recita. L'addio di Papocchia. È stata, di tu smettila, eh? No, che non la smetto. Io ho il diritto di parlare. Ti conosco da quando eri alto così. Io così? Beh, insomma, così. Io sono nato immenso. Sono il tuo suggeritore, il tuo amministratore, il tuo rappresentante. E ti ripeto per la millesima volta che questa storia da gioco deve finire. Ma lasciami in pace. Niente affatto, niente. Da quando hai preso quel viziaccio maledetto non sei più tu. Reciti male, svogliato, senza impegno. È diventato un cane. Sì. Io? Sì, vuoi proprio rovinarti con le tue mani, eh? In teatro, una continua processione di creditori, scenografi, costumisti, attori. Io non ce la faccio più a tenerli a bada tutti, non ce la faccio più! Maestro, dove andremo a finire? Buonasera, maestro. Maestro, ero giù in teatro, ho sentito. Ma non faccia caso a certe intemperanze del pubblico, non ci badi. Lei è sempre il grande attore che è. Naturale, io al pubblico non bado affatto mai. Io invece penso, maestro, mi scusi, sa che il pubblico sia un po' stanco di questo genere di teatro. Mi dia ascolto, maestro, metta in scena il mio dramma Il paladino Orlando contro l'orripilante mostro del deserto, la strega maledetta. E io sono sicuro, sicuro, sicuro che avrebbe un successo travolgente. Naturale. Perché questa è una vicenda, maestro, così... Meravigliosa, sì. Io gliel'ho già detto, è una magnifica tragedia. Mi piace, mi è piaciuta, ma ora non ho voglia di metterla in scena, mi credo. Senti, Felice, se il lavoro ti piace davvero... Ma sì, che mi piace, si mi potrebbe piace. Cercare di metterlo in scena, no? No, no, abbiamo no, ancora no, qualche no. credito. Ma non ho il tempo, non ho gli attori adatti. La turca, la strega maledetta, l'orripilante mostro del deserto. Ma chi me lo interpreterebbe? Chi? Mi ci vorrebbe un viso realmente mostruoso. Ecco, guardi questo schizzo. Mi ci sono divertito io. Guardi, guardi, lo guardi bene. È così, secondo me dovrebbe essere l'orripilante mostro del deserto, l'arpia. Ma brutta per davvero, non truccata. Tuttavia, maestro, con un po' di trucco, un bozzettino qui, uno qui, una senta, parrucca, senta, forse... Senta, la smetta, io voglio la verità scenica, è questa la mia riforma, è questa la vera arte. Io la capisco perfettamente, maestro, ma per l'orripilante mostro del deserto si tratta solo di due apparizioni. Una al momento dell'inizio della crociata e l'altra al momento della disfatta dei cristiani. Ma questo non mi capisce, non mi capisce, ma perché non mi capite? Ma io ci piango, ma io ci piango! Mandalo via, vada via! Vada via, vada via, vada via, vada via! Tornerò a trovare, maestro, tornerò a trovare. Tante, sanno, questa sera è tanto agitato. Lo credo, lo calmi lei. Povero Papocchia. Buonasera a lei. Povero il grande Papocchia, povero. Povero. Di, dammi l'incasso. Neanche per sogno. Con l'incasso c'è da fare la paga agli attori. Maledetto. Dammi l'incasso, ci rimetti la pelle, sai? Il capocomico sono io. Sì. Il denaro è mio. No. Ne posso fare quello che ne voglio del mio denaro? Sì, invece, no. Dammi del denaro, via. No. Vuoi che mi spari? Sì. Allora io mi sparo. Sì. Mi sparo. Sì. Mi sparo per bordo. Ecco, dov'è? Dov'è la pistola?
Dov'è la pistola? Ce la siamo impegnata! E allora datemi una spada, un pugnale di scena, un brando! Voglio un brando, mi voglio ammazzare! Io mi caracchio, mi caracchio! Eccoti il denaro, devo tutti a remendo! Bene, vedrai, vedrai che sarete tutti pagati. Tutti, preparami la massina, via. Sì. La massina. Tutti pagati. Il sarto, il camiciaio, il vinaio, il salumiere. No. Il salumiere no. Proprio no. Signor Pannocchia. Papocchia, papocchia, ma cosa dici mai? Pasticcione. Papocchia. Tieni caro, mangia per te. Via. Oh, senti, vienimi a prendere alle... Sì, alle 4, eh? Vai, 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 caro, vai, vai, caro. Dimmi quella. Chi c'è su? I soliti. Ah, bene, 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 bene. Questa sera mi sento in forma, in forma. Sbancherò. Io glielo auguro. Ma sai chi me lo augura? Il tuo sguardo. Hai uno sguardo che porta bene, figliolo. Beato te, beato te. E ti voglio dare una mancia. Ma sì che te la meriti. Tieni, prendi, caro, prendi. Grazie. Ciao. Papocchia. Buongiorno, signor Conte. È andata male anche questa sera, vero, Don Felice? Oh, lasci il gioco e si dedichi alla sua grande arte. Perde sempre. Mi hai augurato buona fortuna. Sì. Sì. Tu porti male. Ah, sì? Tu hai lo sguardo della civetta. Buona fortuna. Ma ti ho dato una mancia io. Sì. Ridammela. La rivuoi? Ma tu là, vuoi lasciarmi qui? Così, senza un centesimo, un grande attore come me. No, no, no. E allora? Sì. No, qui, qui. È qui che c'è il bozzo. Qui metti le mance. Tutto? Purtroppo. Eccellenza, io sono qua. No, grazie. Io vado a piedi, caro. Prendo un po' d'aria, prendo. Un po' d'aria. Ah. Ah. Campanellata abituale di Don Felice. Ma ti fretta! Vengo, vengo! Ma
Buongiorno. Buongiorno. Tanto tempo ci voleva per aprire. Il tempo necessario. Don Felice non c'è. No, non è ancora rientrato. Lo sapevo. Sono le 10 del mattino e non è ancora rientrato. Bravo, bravo, bravo. Ma finirà molto male. Finirà molto male. Finirà molto male. Mi dovete aiutare. Mi servono 200 scudi per pagare gli attori. Non ho mai chiesto un prestito, è la prima volta, ma io sono un galantuomo. In meno di un mese ve li renderò. Sono 6 mesi e non ho visto un centesimo. Adesso o mi paga o lo mando all'ospedale. Con la testa rotta, con la testa rotta, con la testa rotta. Ma il signor Papocchia... Quello è un babocchione. È un galantuomo e ve li renderà. Sono 6 mesi che aspetto, 6 mesi. Adesso me ne vado, ma ritorno, tra mezz'ora. O mi paga o lo mando all'ospedale. Con Gasper Spaccamontagna non si scherza, non si scherza, non si scherza. Riferisci a quel commediante da strapazzo. Da strapazzo. Da strapazzo. Da strapazzo. Riferirò. Ma quanto è antipatico e violento quel vasettone. Ma intanto io mi domando quando metterà la testa a partito quel benedetto uomo. Mai. Si può? La signorina Matilde della porta accanto. Accomodatevi. Grazie. Il signor Felice Papocchia è già uscito? Uscito? Da ieri mattina ancora non è rientrato. Questi artisti sono tutti così stravaganti. Si dice in giro che faccia una gran brutta vita. Tuttavia, io gli voglio bene lo stesso. Cosa darei io per recitare al suo fianco? Essergli compagna fedele e felice nella vita e sulla scena. Voi lo sapete che anch'io sono stata una valente attrice. Lo so. Sono certa che Papocchia e io insieme... faremmo impazzire i pubblici di tutta Italia. Io già vedo i manifesti, sì, li vedo proprio. La Papocchia Tartaglia. La Papocchia Tartaglia cosa? Sì, i nostri cognomi, no? Felice Papocchia e Matilde Tartaglia. Questa sera, dicevo, vedo i manifesti. Teatro Goldoni. Questa sera la Papocchia Tartaglia presenta Gli innamorati di Goldoni o altro. Già, Gli innamorati di Goldoni, sì. Ma lui dice che io non sono adatta al suo genere drammatico, ma... Cara signorina, io temo per lui. Secondo me è ammalato. Chi è? Io. Giorni fa è tornato a casa con una boccettina e non finiva più di guardarla, contemplarla. Poi, accortosi che io lo osservavo, ha detto: vedi Luisa, questo non mi farà più soffrire. Quando l'avrò bevuto, sarò felice e sereno una volta e per sempre. Chi è? Sempre io. Forse doveva trattarsi di una medicina miracolosa che non l'avrebbe fatto più soffrire. Aspetta, non ti muovere. Aspettami. Altro che medicina, deve essere veleno, sì. Stanco della sua vita scapestrata. Senti, no, adesso ti puoi muovere, vieni. Sì. E poi, cosa ne fece di quella boccettina? Ah, è ancora là, in un cassetto del tavolo del suo studio. Ma chi è? Io, sempre io, che modulo. Vario così artisticamente. Dicevi, nel suo studio? Sì, nel suo studio. Il caffè! Ho lasciato il caffè sul fuoco, permettete! Fai pure con comodo! Io lo sapevo, appena esco il caffè tra me! Che idea! E se io... E perché no? Qui non c'è nessuno che mi veda! Tentiamo! Sì, tentiamo! Tentateggiamo! Ho fatto appena in tempo a toglierlo dal fuoco! Ma dove è andata? Signorina Matilde? Signorina Matilde? Signorina Matilde! Non mi ero ingannata. Era proprio veleno, sì, arsenico liquido. Un artista come lui avvelenarsi. Non si tratterà forse di qualche amore contrastato, eh? Birbone. E dire che io lo amo tanto, sì. Lo amo. Siete qui. Perdonate se vi ho lasciata sola, ma se Don Felice quando ritorna a casa non trova il caffè pronto e la bottiglia del rum, mi rimprovera e fa un sacco di storie. Pazienza, cara, pazienza.
pazza. È il destino di chi vive accanto ai geni. Lo so. Adesso devo andare. Salutami tanto Don Felice, sì. E digli di non disperare perché io gli sarò vicino in eterno. Poveretta, è sempre così premurosa. A quello scapestrato che non la può vedere. Ma guardatelo lì, quanto è carino lui. Certo bella non è, con quei baffetti, gli occhietti strabici. Però è ricca e quando si affoga in un mare di debiti, ogni ciambella è buona per tenersi a galla. È permesso? Si può? Ma non c'è nessuno in questa casa. Ragazza mia, io ho trovato la porta aperta e sono entrato. E questa è la casa dove abita il signor Felice Papocchio, il grande attore. Sì o no? Sì, ma ora non è in casa. Non è in casa? No. Non c'è? No. È fuori? Sì. Oh, quanto sono sfortunato, che dispiacere, quanto mi dispiace. Ma perché? Cosa desiderate? Ma gli dovevo proporre un grosso affare. Io avevo pregato persino il suo e mio amico Alberto di scrivergli una lettera. Sapete se ha ricevuto questa lettera? No. Non lo sapete, no. Non sapete neanche questo. Ma non sai niente tu. E adesso come faccio io a proporgli il mio affare? Questo? Ma di che affare si tratta? Ma sì, posso dirlo anche a te. Siediti. Sì. Siediti, dunque, ecco di che cosa si tratta. Io ho una casa. Ecco, voi avete una casa. Ma una casa... Una casa grande, spaziosa, che non mi riesce di affittarla, ma neanche gratis. Oh, e come mai? E come mai? Perché in questa nostra epoca così civile, nell'epoca della locomotiva a vapore, c'è ancora della gente così retrograda, così ignorante, che crede ai fantasmi. Tu credi ai fantasmi? Sì, io ci credo. A proposito. E allora che cosa succede? Le donnicciuole del quartiere con il loro chiacchierio, il loro pettegolino me l'hanno completamente screditata. E la mia povera casa così vuota, disabitata, si sgretola, si frantuma, si polverizza. Allora io ho pensato, dato che il signor Felice Papocchio, malgrado che sia quell'enorme attore che tutti sappiamo, è vero che è a corto di denaro? Beh sì, purtroppo. Ah, questo mi fa proprio veramente piacere. Ah. Come sarebbe, vi fa piacere? Ma sì, mi fa piacere perché gli posso proporre il mio affare, un affare vantaggioso anche per lui. Ecco di che cosa si tratta. Io sono disposto a offrire al signor Felice Papocchio la mia casa per 7 o 8 mesi completamente gratis, senza fargli spendere neanche uno scudo. Cosa succede? Punto primo. Il signor Papocchio, questo è Papocchio, lo vedi? Ah, questo è Papocchio? Questo è Papocchio. Il signor Papocchio realizza un enorme risparmio perché non paga l'affitto per 7-8 mesi, giusto? Il signor Agenore, questo sarebbe il signor Agenore, che poi sarei io. Questo è Agenore? Questo è Agenore e questo è Papocchio. Il signor Agenore realizza un ottimo guadagno pure lui, perché quando la gente saprà che la mia casa è stata abitata da quell'enorme personalità che è Felice Papocchio, non avrà più scrupoli, non avrà più pregiudizi e affitterò finalmente la mia casa. Che bella idea! È vero che è una bella idea, è una grandiosa. Credi che accetterà, consentirà? Cosa volete che vi dica? Cosa? Pieno di debiti come ecco. Ora può anche darsi che acconsenta. Ecco. Tornate fra poco e lo troverete qui. Benissimo, giusto quello che io devo fare. Devo sbrigare un affariccio per mezz'ora. Vado e torno. Mi presenti a Papocchia, combiniamo l'affare e ti darò una bella mancia. Sì. Arrivederci, ragazza mia. Buongiorno, signore Fredo, da questa parte. Prego, scusi, allora. Prego, permesso? Si può? Eccomi qua. Io sono Cirillino Zocchetti. Sì. Bozzettista Zocchetti. Zocchetti. No. Non Zocchetti con la Z, Zocchetti con la S. È così chiaro? Zocchetti. Sappi, fanciulla, che io sono un grande bozzettista. Tempo fa ho disegnato lo scenario per un dramma che ha recitato il signor Felice. Però il tempo è passato e io non sono stato ancora soddisfatto. Ma insomma, che facciamo qua? Io non posso più aspettare. Non posso più concedere dilazioni. No. Non mi dite di concedere dilazioni perché non posso. Voglio essere pagato. Dov'è Papocchio? Scommetto che si è nascosto. No. Dove sta? Sotto al tavolo. Ma non c'è! Sotto al divano! Ma non c'è! Fuori al balcone! Dove sei, Papocchio? Esci fuori! Sono Zocchetti, hai capito? Zocchetti, non facciamo baccano! Questa è una casa seria!
camera sua, sotto al letto! Sì, no. Perché una volta anch'io mi sono nascosto sotto al letto, non mi volevo purgare! Sì, ma no. Dove sei, papaccia? Vieni fuori! Hai capito? Sono zoccatti! Esci fuori, ti ho visto! Oh, ma insomma, vieni basta! Fuori. Vieni fuori! Oh, basta! Ho detto che il signor Papocchia non c'è e che non so quando ritorna. Ah, non c'è. Papocchia non c'è. Sì. Ti conosco, mascherina. Voi dovezzi che siete tutte complici dei vostri padroni, ma a me non la si fa. Tutte le zezze queste domestiche. Le zezze? Ah sì, le zezze, tutte uguali, le medesime. Tu come dici? Le stesse. E io che ho detto? Le zezze. È così chiaro? Beh, ora vado perché non ho tempo da perdere. Tornerò più tardi. Tutte le zezze queste domestiche. Le stesse? No, voglio dire le zezze. Ma guarda, voglio dire che bagno che m'ha fatto. Cose... Ma intanto io comincio a impensierirmi. Sono le 11 e Don Felice ancora non è tornato. Oh mio Dio, ma che gli sia successo qualche cosa? Luisa! Oh. Luisa! Ah, anche i domestici mi hanno abbandonato. Luisa, dove sei? Sono qui, bentornato finalmente. Bentrovata. La porta dell'ingresso era aperta, sai. Bella cosa, bella storia. Questa casa non è una casa, è una stazione. Entra chi vuole. La casa è incustodita. Ecco la verità. E se entrano i ladri? Già. Se entrano i ladri, che cosa mi portano via? Purtroppo niente, niente, niente. Ah, che stanchezza, che volontà di riposare. Via, dammi la giacca da camera e la papalina. Cosa? La giacca. Ah, la giacca. E poi? E la papalina. Che nottata. Quella grande o quella piccola? Ma che c'entra? Quella solita. Sì, dove di solito ci cuociamo le cipolline. Tu che hai capito? Ma voi che avete detto? Io ho detto la papalina. Ah, la papalina. Io avevo capito la pentolina. No, ignorante. Ah, io vado in giro per casa con la pentolina sulla testa. No. Ma non farmi ridere, vai. Prendimi la giacca. Porta via questa marsina. Sì. Portala via. Qui. Che notte. Che notte insonna. Ecco, questa è la marsina. Ridammi la giacca da camera. Sì. Non farmelo ripetere. No. Che notte. Eccolo qua. Ah, questa è la marsina. Io voglio la giacca da camera. La giacca da camera dove sta? Ecco. Allora dammela, non confonderti. No. Sei sbadata stamattina. Sì. Distratta. Sì. Ecco quello che sei. Dammi la papalina. Ecco. La papalina, ecco. Ecco qui. Oh, Dio, che notte. È venuto a cercarmi nessuno? Sì, Spaccamontagna, il quale ha detto che vi manderà all'ospedale con la testa rotta. Sì, ma purtroppo non spaccherà, non romperà una testa viva. No, no, romperà una testa morta. Morta. Cara mia, sono rovinato, lo sai? Rovinato, sono stato al circolo. Ho perduto tutto al gioco. Tu come lo sai? Me lo state dicendo voi. Ma perché giocate? Voi non sapete giocare. Senti, questi sono affari che a te serva non riguardano. Allora, ecco, piangiamolo su questa storia. Non so giocare, io so giocare. Sono sfortunato, ecco qui. Leggi questo plico. L'ho trovato giù in portineria. Non ho tempo, un diavolo per capello. Leggi. Caro Felice, sono costretto a partire per Firenze. Avrei voluto accompagnare a casa tua quel tale che vorrebbe farti sposare sua figlia. Leggi questa lettera. E ho letto. Ma non hai letto, non t'ho sentita. Leggi, per bacco, non farmi perdere tempo. Che dici? Caro Felice. Ah, questo è l'errore maledetto. Ah, ironia della sorte. Felice, caro Felice, avrebbe dovuto scrivere, caro infelice Felice. Questo sì, prosegui. Caro Felice, sono costretto a partire per Firenze. Avrei voluto accompagnare a casa tua quel tale che vorrebbe farti sposare sua figlia. Sarà oggi da te, concludi questo matrimonio. La signorina è anziana, ma molto ricca. Ai, che testata. Che testa dura che hai, figliola mia. Leggi, prosegui. Ma molto ricca. E tu hai bisogno di sistemarti. Avrei voluto parlarti anche di un altro affare, ma lo farò al mio ritorno. Ti abbraccio, Alberto. Dammi,
Dammi, questo è un folle, questo è un pazzo. È un matto! È un matto, io non sposerò mai, giammai, una donna solo perché è ricca. Ci deve essere innanzitutto il mio gradimento. È la mia arte, la mia ricchezza vera. Sì, però mi dovete un anno di mensilità arretrate. Oh, e se vi sposate... Senti, adesso ti ci metti anche tu, figliola mia. Ma che mi vuoi vedere in una tomba? Mi vuoi vedere in un sepolcro? Ma tu mi vuoi vedere nel sacello? Nel sacello! Mamma, lasciami in pace, via, lasciami tranquillo, via, via. Ah, aspetta un momento. Vediamo se c'è ancora... un po' di speranza. Fammi controllare l'elenco dei debiti e dammi gli occhiali. Ho perduto il monocolo. Che vuoi dire? No, per la strada. Dammi gli occhiali. Vediamo ancora. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Non c'è. Ah. Un anno di mensili. A me. Un anno di mensili. A me. Sì, va bene, va bene. Va bene, ma tu mi devi dare anche le ricevute. Io non ne ho di ricevute. Oh, bella, io mi mancano le ricevute di un anno. Questa è la verità. Va bene, ne parliamo poi. Dunque, un anno di mensili al padrone di casa. Sto negriero maledetto. Un mese di stipendi agli attori. Altri negrieri. Il sarto, il camiciaio, poi c'è lo scenografo, poi c'è il salumiere. Salumiere. No. No, questa no, proprio no. Ah, poi sai, questa notte ho perduto 1400 scudi. E sai con chi? Con quel baro del barone Pennacchio, quel mascalzone umbaro. Mi ha rubato, mi truffa. Sono tutti bari là sopra, tutti. E le donne, le signore, le contesse, le marchese. Bare, è un ambiente di bare. Ma cos'è una camera mortuaria? Mortuario, l'orologio, lo sai. L'orologio è stato il mio più grande dolore. È finito nel taschino del panciotto del Pennacchia, del barone Pennacchia, quel negriero biscazziere, anche l'anello, vedi l'anello con il quale io ci timbravo le lettere con la ceralacca. Poi che altro c'è? Ah, poi c'è la cambiale di Stocchetti. Socchetti. Quella macchietta, Stocchetti. Socchetti. No, Stocchetti, allora un altro. Io non so. Poi c'è quell'altro, Spaccamontagna, che altro? No, sono rovinato, sono rovinato. Vai. Vai in cucina, lasciami in pace. Lasciami in pace. Non c'è che dire. Devo morire. La devo far finita per sempre. Che ci devo fare? Il fatto è che a me mi fa tanta paura morire. A me la morte mi fa paura, perché io lo so, io muoio e vedo la morte. Io vedo la morte e mi spavento. Lo so. Ma debbo, si deve. Voglio morire così, puro, sì. Mi voglio interessare di niente, così voglio morire, puro. Voglio morire. Zitello, ecco. Zitello. Ma muoio. Don Felice? Don Felice, posso portare il caffè col rum? Don Felice? Taci. Posso portare il caffè col... Taci. Don Felice, posso... Taci! Ecco qui. Essere o non essere, questo è il problema. Vedi, Luisa? Vedi questa boccettina? Sì. Sai cosa c'è dentro? No. Un farmaco! Una bestia! Ma che bestia? Bestia sei tu. È una medicina. Una medicina che guarisce tutte le malattie. E allora perché non la prendete? Vorrei prenderla, eccola qui, è qui che mi aspetta, ma io vorrei prenderla così, distrattamente, senza accorgermene. Ah, se ci fosse qualcuno che così volesse mescolarla in una qualsiasi bevanda, io la berrei così senza accorgermene e volerei lì, il settimo cielo, la mia anima pura. Vammi a prendere il caffè col rum. Subito. Sì, devo finirla. Ma voglio scrivere qualcosa. Voglio lasciare qualcosa ai miei innumerevoli ammiratori. Voglio scrivere qualcosa delle massime, dei versi anche brevi, dei distici, ecco, dei distici brevi. E scrivere qualcosa. Ma a chi? A chi scrivo io? A chi scrivo?
scriverò all'Italia. All'Italia scriverò. Ecco servito. Don Felice? Ma dove è andato? Don Felice? Don Felice, ma... Ma... Mettiamo... Qui. Oh, poveretto. Lui dovrebbe prendere questa medicina, però non vorrebbe accorgersene. Che idea! Adesso gliela verserò nella bottiglia del rum, così potrà berla senza accorgersene. Ecco, proprio una bella idea. Ecco, facciamo così. Tutto, tutto. Ecco qui. Bella, proprio una bella idea. La rimetto qui. E ora non potrà più dire che io sono una bestia. Oh, ho avuto proprio una bella idea. Sì. Va bene così. Italiani, italiani. Tra l'altro quel circolo maledetto è invaso dalle pulci. Dalle vette altissime delle Alpi alle sponde meridionali della Sicilia vi saluto tutti, tranne il cavalier Serafino Caccavella Salumiere. Papocchia se ne va, voi resterete senza Papocchia. Papocchia è stato ucciso dalla miseria. Piangete. Permesso? Piangete. Permesso. Papocchia. Papocchia, il grande Papocchia. Io non so se posso ardire. Io ardisco. Vi posso abbracciare? Oh. Ah, la gioia di toccare un così grande attore. Oh. Voi non mi conoscete, oh, ma io sì, perché io sono uno dei vostri più grandi ammiratori. Avevo pregato il comune amico Alberto di parlarvi del mio affare, proprio perché non osavo accostarmi a voi. Ah. Ma poi ho pensato, dato i rapporti che si debbono stringere tra di noi, era meglio che io venissi di persona. Ho capito, costui è il padre di quella figliola che Alberto mi consiglia di sposare, sì. Che grande gioia! Ma io già avrei preparato un addio. Ecco, io vorrei dirvi l'addio alle scene, forse, se permettete. Sì, ci mettiamo a sedere. A tutto, caro, a tutto. Eh sì, perché in fin dei conti anche un grande attore come voi può fare tutto, tutto gli è permesso. Non so se l'amico Alberto vi ha accennato alle condizioni, sì, ma preferirei chiarirvi io in poche parole di che si tratta. Facciamo presto. Prestissimo, dunque. Io sono disposto a cedervela, senza impegno, per 6 o 7 mesi. Cosa? A cedermela? Senza impegno, vi conviene. Voi la guardate, la osservate e poi... Chi si è visto, si è visto. Come, come? Io la guardo, sì, la osservo. Voi me lo permettete? E poi chi si è visto, si è visto. Ma sì, la abbandonate, la piantate, la lasciate. Non la lascio. Sì, come volete voi, a vostro gradimento, però io ci terrei, caro signor Papocchia, illustre signor Papocchia, che voi veniste a vederla prima per evitare di fare come hanno fatto gli altri. Perché come hanno fatto gli altri? Male, molto male. Male? Sì, e prima l'hanno accettata così sulla parola. Poi, dopo esserci stati un po', averla osservata bene da tutte le parti, hanno detto, no, non va bene. L'hanno osservata da bene, tutte le parti. No, non va bene. No, non va bene. Questo non è onesto. Questo non è leale. Ecco perché io ci tengo a chiarirmi con voi. Facciamo così. Venite a vederla. Osservatela bene, studiatela, toccate con mano. E se proprio non dovesse essere di vostro gradimento, abbiamo scherzato e non se ne parla più. Ah, ma questo è un mascalzone. Sì. Ah. Io ci tengo a dichiarare la mia onestà, perché io sono sempre stato onesto e leale. La mia lealtà è stata mal ripagata. Quando qualcheduno veniva a vederla, io ero... Sì. Venivano a vederla? Ma quanti? Quanti? Una moltitudine proprio. Una processione. Una processione. E io dicevo, attenzione, badate. Da questa parte la vista non è buona. Non è buona? Non è buona. Da questa parte perde. Perde? Perde. È proprio mal ridotta. Beh, sono 60 anni. Ma 60 anni? 60 anni. 60? 60, anzi, li porta bene. E per essere chiaro fino in fondo vi dirò che a Ponente ha una conceria. Alle spalle? Alle spalle. Di pelli. Oh. Una conceria. E la cosa succede? I miasmi vengono assorbiti da lei e quando è sera...
lei puzza. Puzza? Puzza, puzza, puzza. Alla sera? Sì, specialmente quando c'è scirocco. L'aria bassa, bassa lei. Ah, è bassa lei? Sì, sì, sì. E anche bassa? È bassa. Allora i miasmi vengono un fetore. Però quando c'è il sole, è tutta un'altra cosa. Si spalancano le finestre, prende aria e i fetori se ne vanno. Senta. Sì. Lei mi fa schifo, sa? Signor Lei Papocchia. Mi fa senso, sa? Signor Ma che Papocchia. Modo di ragionare questo? Ma che modo di pensare? E voi vorreste darla a me? Sì. Ma scherziamo. Sì. 60 anni, la congeria alle spalle, alla sera puzza, da una parte non ci vede, dall'altra parte... Ma basta, andate via, via! Andate via, via! Io vado via, signor ecco. Papocchia, però non ti credevo. Dico, io ti dico. Ma come, la volete dare proprio a me? Volevo... A vostra figlia? Mia figlia? Quale figlia? Io non ho parlato di figlie. Ah, ma allora c'è un equivoco, signor Papocchia. Ma come? Un enorme, madornale equivoco. Io parlavo della mia casa. Un momento, un momento, un momento. Non siamo mica ragazzini. No. Voi avete detto 60 anni. Da quando è stata costruita? La vista di qua non è buona. Non ci sono finestre da quella parte. Perde. Due tegole rotte. Puzza. Beh, la conceria. Sì, la conceria è quella. Accidente. Ma guarda, io non ho proprio voglia di ridere, ma che granchio. Sì. Ma che granchio. È permesso? Stocchetti. Don Felice, ma insomma, ma che si fa qua? Abbiate pazienza, ma qui mi pare che si abusa della pazienza del prossimo, scusate tanto. Io ho una cambiale in scadenza del signor Papocchia. Adesso sono stufo, sono stanco. Adesso mi seguo qua e aspetto la scadenza. Permesso? Dove va Papocchia? Il barone Pennacchia. Papocchia, i depositi di gioco sono depositi d'onore. Io vi ho atteso fino a poco tempo fa al circolo. È passata un'ora. Il mio orologio. L'appuntamento fissato e non vi siete fatto vivo. Ascoltatemi bene. Il mio anello, il mio Io anello. Vi concedo ancora mezz'ora di tempo. Dopodiché voi sarete indicato al disprezzo della gente e denunziato. Ora mi siedo qui e aspetto. Signori, buongiorno. Signori, buongiorno. Signori, buongiorno. Ora siamo veramente al completo. Qui ci vuole coraggio, animo e sangue freddo e decidere. Signori, signori, state tranquilli. Voi sarete tutti pagati. Tutti. Intanto, per buon augurio, per festeggiare questo avvenimento, beviamo un bicchiere di rum. Con piacere. Beviamo. Grazie. A voi. Grazie. Beviamo. Molto gentile. Prego. Grazie. Ecco, beviamoci sopra. Signori, beviamo alla nostra salute e, se mi permettete, alla mia memoria. Alla vostra memoria? No, volevo dire alla gloria. Ah. Alla gloria del nostro teatro. Beviamo. Ah, buono. Venite qua. Venite qua. Venite qua. Dite. Voi a me non mi fate scema. Io ho bevuto, ma ciò non significa che io debba rinunciare a ciò che mi è dovuto, a ciò che mi è dovuto, a ciò che mi è dovuto. Va bene, signori, calma. Sedete lì, sedete, attendete. Adesso sarete tutti pagati. Non dovrete avere più nulla da Papocchia. Papocchia paga tutti. Via. È arrivato il momento. Una sciagura, signori. Per tanti debiti, io avevo deciso di farla finita con la vita. E avevo comprato, me l'ho procurato del veleno, dell'arsenico. Ecco, era in questa boccettina. Ora questa boccettina era piena. Signori, l'ho trovata qui, vuota. Meglio così, no? Ah, no, era piena.
Ma com'è? Luisa! Luisa! Comandante, ecco. Luisa, avvicinati, vieni qua. Vieni. Luisa, tu sapevi che cosa c'era in questa bottiglia? Oh, sì! Bene, allora! Oh, e allora, siccome mi avete fatto capire che volevate bere questa medicina senza accorgervi, bene, io per servirvi l'ho messa nella bottiglia del rum. Hai fatto un bel guaio, hai fatto sciagurata! Ma non lo sai cos'era questo? Signori, era veleno, l'ha messo nel rum! Quello che abbiamo bevuto? Sì! Non era rum! No, era arsenico! Oddio mamma, come io devo morire! Un momento! Ma come? Qua dentro c'era l'arsenico! Siamo avvelenati! E io devo morire così giovane! Io che sono di una famiglia così distinta! Sono così simpatico! Non so, papà! Io devo morire senza sapere il perché! Io sono commerciante di frutta! Io ai mercati generali! Ho la frutta giacente! Ho le pere, le mele! I melloni! Sentivo niente, proprio niente. Anch'io! E neanche io! E neanche io! E allora?
Lo vedi che cosa hai combinato, lo vedi, eh? E poi di che non sei una bestia. Ma intanto, signorina, noi vi siamo debitori della vita. Non sappiamo come ringraziare. Anch'io. Tutti noi vi ringraziamo. No, non dovete ringraziarmi, ma voi, Don Felice, dovete mettere la testa a posto. In cambio, io vi darò la mia mano e una dote non indifferente. Insieme faremo finalmente compagnia e sarà un vero trionfo. Accettate, sì? Pensate ai miei mensili arretrati. La cambiale. I 200 scudi. 1400 scudi. La casa. Un momento, sì. Ma sì, una bella compagnia, nuova, omogenea, con un bel repertorio. Oh, belle messe in scena. Otello, Renire, Amleto. Sì. E poi? Ma io accetto. Vabbè. Certo che io potrò mettere in scena come voglio io. Il dramma meraviglioso, la tragedia, il mostro del deserto. Oh. Ma sì, l'orripilante mostro del deserto. Ho vinto! Ecco la mia riforma, il trucco al naturale. Sarai tu. Tu sarai il mio interprete essenziale. L'arpia, la mostra del deserto. Sì, perché tu sei di quanto di più bello ci possa essere nel brutto. Thank you.